Benvenuto al programma di oggi. Tutto il percorso che facciamo parte dal verbo avere per arrivare al verbo essere. Il verbo avere va benissimo, ma dobbiamo mai dimenticare il verbo essere. In matematica c'è una situazione simile. Non possiamo veramente fare matematica senza lo zero. Nella nostra vita abbiamo il nostro corpo, il nostro genere maschile o femminile, la nostra salute, la nostra immagine, la nostra storia, la nostra famiglia, la nostra formazione scolastica e professionale, le nostre relazioni, la nostra posizione in questa società, la nostra situazione finanziaria, il nostro conto in banca, la nostra mente, il nostro dialogo interiore, i nostri pensieri e le nostre emozioni, le nostre opinioni, la nostra ricerca spirituale, la nostra meditazione, le nostre aspirazioni, le nostre speranze, le nostre esperienze. Inoltre, abbiamo tantissime altre cose delle quali neanche ci rendiamo conto, fino a quando non sono in pericolo. Tutto questo lungo elenco fa tutto parte del verbo avere. È la palestra della nostra vita. Qui giochiamo e facciamo le nostre esperienze. Una identità basata sul verbo avere è soltanto una denominazione che ci può essere utile nel vivere quotidiano, ma che non dobbiamo poi prendere troppo sul serio, in quanto, oltre questa sua utilità di denominazione, non è la nostra vera identità. Qui nascono purtroppo sovente delle confusioni che ci creano poi dei problemi. Fra avere ed essere c'è però una bella differenza. Essere è la nostra identità. Avere è quello che abbiamo. È solo il verbo essere che ci permette di avere consapevolezza, amore e gioia per vivere bene e in sintonia con questa nostra palestra della vita. Il verbo avere è sempre in movimento e sempre impermanente. Tutto il nostro percorso può essere definito dall'avere all'essere. È un percorso senza distanze. Dobbiamo soltanto mantenere presente il nostro essere, la nostra pura e sacra consapevolezza. Abbiamo la meditazione quotidiana che ci aiuta in questo percorso. E nella nostra vita quotidiana possiamo incontrare diverse e anche impreviste porte d'entrata a questo spazio del puro essere consapevole. Per esempio, l'amore e la gioia sono due entrate sempre disponibili e sono porte d'entrata semplici e subito disponibili. Per esempio, ti è riuscito un sugo di spaghetti particolarmente buono. La gioia che risenti, collegala al tuo respiro e già sei connesso al tuo spazio di consapevolezza. Siamo tutti un po' diversi, e così ciascuno ha le sue porte d'entrata spontaneamente disponibili e per questo anche preferite. Per quello che mi riguarda, da me è molto importante la commozione. Mi commuovo facilmente. Sovente vengono anche le lacrime. Ci sono state delle esperienze di così intensa commozione
che per diversi anni non potevo parlarne. Alcune sono state anche così personali che non me lo sento di raccontarle ora qui, anche se erano di intensa bellezza. Ci sono però anche delle esperienze di commozione che posso benissimo condividere qui. Con i miei ospiti sono andato in Francia ad un corso dato dal Dalai Lama. Alla fine del corso, il Dalai Lama ci ha offerto una iniziazione ai voti del Bodhisattva. Ci ha chiesto di porre un ginocchio per terra e di ripetere le sue parole. Erano tre strofe. Mi ricordo solo di quella centrale. Era commovente vedere come il Dalai Lama era talmente commosso che faceva grande fatica a parlare. Con difficoltà ha pronunciato, con questa profonda commozione, parola per parola. Finché esiste lo spazio. Finché esiste il tempo, finché esistono esseri senzienti, possa anch'io rimanere qui a lenire i dolori del mondo. Queste parole e la sua commozione sono diventate una profonda esperienza. Per tanto tempo non sono stato in grado di raccontare questa esperienza, perché mi veniva da piangere per la commozione. Ci sono voluto circa 2 anni fino a quando ho potuto raccontarla. Questa esperienza fa vedere come funziona la comunicazione e iniziazione di un maestro. Questa esperienza fa anche vedere quanto è preziosa questa commozione del cuore. Anche in questo corso ci sono alcuni racconti che mi commuovono sempre moltissimo. Uno di questi racconti è come il giovanissimo Shankara, ancora bambino, presenta la sua poesia al maestro che aveva scelto. Io non sono né la mente conscia né quella inconscia, né la mente, né l'ego, né le orecchie, né la lingua, né l'olfatto, né la vista, né l'etere, né l'aria, né il fuoco, né l'acqua, né la terra. Io sono coscienza e beatitudine. Io sono Shiva, io sono Shiva. Un'altra emozione mi viene sempre dal racconto di Shankara, oramai adulto e famoso, che aspetta di iniziare la sua lezione finché anche l'ultimo dei suoi allievi fosse presente, indicando poi che proprio il più umile e semplice di loro avrebbe dato in quel giorno la lezione. Sono delle piccole storie che mi commuovono sempre. Anche ora che le sto raccontando a voi, mi commuovo ancora. Proprio qualche giorno fa, quando vi ho presentato le poesie di Omar Khayyam, c'era un piccolo passaggio dove lui dice: perché non ho mai chiamato l'uno due? Forse ve ne sarete anche accorti. Perché quando ho espresso i miei auguri, mi trovavo ancora tutto in questo stato di commozione interiore. La più forte commozione negli ultimi anni l'ho vissuta ascoltando il canto di Krishnabai, mentre cantava il canto devozionale Mere Gurudev. Il suo canto, la sua voce, era così pieno di devozione,
amore e bellezza che sono stato profondamente toccato e rapito. Questa commozione era di una tale intensità che da un secondo all'altro ha perso la qualità di esperienza, diventando puro essere. Un'esperienza di rapimento totale. È durato poco, ma è indimenticabile. In una delle prossime brevi meditazioni vorrei presentarvi ancora alcune poesie di Rumi o di altri grandi esseri per comunicarvi questa commozione di amore e di gioia che possono comunicarci. Quello che io ti auguro di tutto cuore è che tu possa assaporare sempre più i doni che ti diventano accessibili grazie alla tua commozione. Ti auguro che tu possa sempre più collegarti con la tua gioia interiore. Ti auguro che tu possa scoprire e sperimentare tutto il potenziale di amore e di gioia che sono in te. Ora meditiamo insieme. Chiudi gli occhi, controlla la tua posizione, mantieni una posizione eretta ma rilassata, osserva il tuo corpo e vedi se percepisci delle tensioni. Rilassa queste tensioni. Poni ora l'attenzione sul respiro, come l'aria entra e come l'aria esce, come l'aria entra e come l'aria esce, mantenendo la tua attenzione ancorata al respiro, collegati anche al più lieve profumo di gioia interiore. Usa proprio questo tuo respiro per collegarti. Ti auguro una buona meditazione.